Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ci sono delle novità che ovviamente dobbiamo discutere, delle novità di cui dobbiamo parlare e ovviamente cercare un attimo di concentrare in un'unica porzione di video. Non ho fatto uscire il video questa mattina perché ho avuto da fare, quindi l'ho posticipato praticamente per il pomeriggio. Quindi vedrete praticamente il video oggi pomeriggio. Partiamo ovviamente dalle notizie. Notizie che ovviamente ci informano di tutte cose che già bene o male sapevamo e che avevo anche già anticipato, solo che ovviamente bisogna in un qualche modo contestualizzarle e giustamente anche parlarne, discutere, anche per farvi sapere qual è il mio punto di vista al riguardo. Partiamo ovviamente con il Ranking Dungeon. Ranking Dungeon che era praticamente dietro l'angolo con tutti i banner che sono usciti, ma incredibilmente, cosa che da un lato mi rincuora in modo estremamente vivace, cioè nel senso riesce in un qualche modo a farmi tirare un bel sospiro di sollievo, l'elemento raccomandato non sarà l'acqua. Quindi fortunatamente con tutti i banner che sono usciti, con personaggi che ovviamente hanno avuto gli Arcanum Acqua e che di conseguenza potevano veramente essere abbastanza forti e soprattutto carrianti da questo punto di vista, non ci saranno problemi. Ma, come potete vedere, il Ranking Dungeon si svolgerà all'interno delle Mithril Mine, quindi luogo che già conosciamo, luogo che abbiamo già visto anche con i Crisis Dungeon, quindi sappiamo già bene o male morfologicamente come è combinato. Ovviamente si parte dal 10 aprile 7 PM, che sarebbero praticamente per noi l'11 aprile alle 3 del mattino. Fatevi sempre questo calcolo, praticamente le 3 del mattino però della notte stessa, quindi la notte del 10 che da noi diventa praticamente la mattina dell'11, visto che siamo praticamente con 9 ore di differenza per quanto riguarda l'ora dalla fascia americana PDT, quindi post Pacific Daytime sarebbe, anzi sarebbe Pacific Daytime tecnicamente, quindi l'oceano Pacifico. Detto ciò, giorno 11 di aprile alle 3 del mattino avremo il Ranking Dungeon e come potete vedere abbiamo al solito lo stesso messaggio di cercare di puntare appunto a un alto punteggio per riuscire ovviamente ad ottenere più ricompense possibili. Avremo come sempre le ricompense singole e le ricompense ovviamente poi di classifica che una volta terminato il periodo di Ranking Dungeon verranno distribuite a tutti i giocatori. In questo caso, come potete vedere, l'elemento raccomandato sarà il fuoco, quindi grandissimo sospiro di sollievo e tra l'altro grandissima notizia soprattutto per chi ha investito su Tifa Cowboy, cioè col vestito da cowboy e Tifa appunto in generale, perché qui lei renderà sicuramente, sarà uno dei personaggi che renderà di più. Anche chi possiede comunque Cloud, Sephiroth, Zack, che sono tutti personaggi che in questo momento col fuoco riescono a dare tante soddisfazioni, c'è anche Glenn che in un modo o nell'altro potrà essere utilizzato appunto con il fuoco per chi ovviamente lo possiede, quindi diciamo che la scelta bene o male c'è. E ovviamente adesso scoprendo qual è il Ranking Dungeon si può decidere anche magari di pullare su Zack per chi era indeciso e chi magari non aveva l'idea di dove pullare, quindi potrà pullare su Zack adesso che comunque sa qual è l'elemento efficace all'interno di questo Ranking Dungeon. Ovviamente poi tutte le altre cose già le sappiamo, quindi score personale, score di classifica, tutta roba che già abbiamo avuto modo di sapere anche dei precedenti Ranking Dungeon. Evento che invece verrà proposto all'interno del gioco sempre lo stesso giorno, il Critical Threat, quindi un nuovo evento con nemici estremamente forti, in questo caso che saranno addirittura i Turks.
ovvero i Torx che noi abbiamo già imparato a conoscere all'interno del gioco, quindi Reno, Rud e anche Elena. Quindi sappiamo che c'è appunto Rud debole al vento, Elena debole al fuoco e Reno che comunque sia è resistente al tuono e debole al ghiaccio, quindi potete già un attimino anche capire come poter costruire la vostra strategia migliore. E anche in questo caso, sempre l'11 aprile alle 3 del mattino per noi in Italia, viene praticamente rilasciato questo evento dove avremo la possibilità di sconfiggere formidabili nemici come Reno, Rud ed Elena, ovviamente all'interno del simulatore di battaglia, così come abbiamo affrontato anche l'Iron Giant, Sephiroth, eccetera, eccetera. Al solito, come funziona questo evento? Avremo la possibilità di ottenere dei Victory Draw Tickets sconfiggendo i nostri avversari, che poi successivamente ci permetteranno di ottenere le ricompense tramite la metodologia di jackpot. Che cosa vuol dire metodologia di jackpot? Molto semplice, ovvero collezionare i ticket, successivamente utilizzarli all'interno dei banner presenti all'interno dell'evento e far uscire, diciamo, tutte le ricompense presenti e poi passare alla tier successiva. Quindi utilizzate i ticket, cercate di ottenere i premi più grossi fin da subito per passare poi successivamente alla tier successiva, quindi alla fascia successiva. Arma free to play di Tifa. Per quanto riguarderà la prima parte dell'evento, la vedremo ovviamente più nel dettaglio appena verrà rilasciata e appena verrà ovviamente inserita all'interno del gioco. Ovviamente anche memorie e weapon parts specifiche per Tifa, quindi molto molto comodo soprattutto per chi appunto aspettava le weapon parts del personaggio di Tifa per appunto livellare le armi limited o avere la possibilità in generale di livellare le armi di Tifa. Non ci sono ovviamente altre informazioni perché questa è comunque la prima parte dell'evento e, come sempre, le prime parti dell'evento hanno sempre queste informazioni un po' generiche che ormai siamo quasi abituati a sopportare. E poi abbiamo l'introduzione praticamente della campagna di metà anniversario che ci viene in un qualche modo proposta e propinata tramite il video che è possibile guardare praticamente su YouTube. Quindi è stato rilasciato il video della settimana numero 6, che vi ricordo essere praticamente la penultima settimana di questa celebrazione di mezzo anniversario, perché essendo Final Fantasy 7 ovviamente i nostri sviluppatori, i nostri produttori hanno deciso di fare 7 settimane, quindi bello il gioco di parole, bello tutto, però ormai siamo praticamente in chiusura. Andiamo a vedere nel dettaglio questo video perché io ho fatto comunque gli screen che adesso ovviamente vi farò vedere e che mi permetteranno di commentare in generale questa ultima settimana. Quindi, come potete vedere, abbiamo già praticamente le settimane. Come potete vedere, tutte le settimane che sono state, diciamo, tutte le settimane che sono trascorse fondamentalmente per questo mezzo anniversario, partendo ovviamente da Cloud e Glenn con la prima settimana, poi il rilascio delle doppie summon con Ifrit e Bahamut, terza settimana con Sephiroth e Zack, quarta settimana con l'evento di Pasqua del Party Tea, la settimana numero 5 con l'introduzione del capitolo e del nuovo personaggio giocabile Kaizit, la settimana numero 6 che è questa che entra per l'appunto con il critical threat dei Turks in questo caso, e poi l'ultima settimana dove abbiamo quell'Highwind. Abbiamo anche delle informazioni, grazie al data mining, per quanto riguarda quell'Highwind che già si vede sullo sfondo, dove molti già ipotizzavano potesse essere la hub di ritrovo della Gilda. In realtà non sarà così. A quanto pare, da quello che fondamentalmente si riesce un attimo a identificare dai dati del data mining, si ipotizza potesse trattarsi in fin dei conti di una sorta di expedition mode, quindi un po' come i Chocobo che comunque ci consentono di esplorare determinate zone del gioco e permetterci di ottenere delle risorse, avremo la possibilità di fare
una spedizione extra tramite Lightwind, dove manderemo i nostri personaggi praticamente fuori, diciamo in giro per quanto riguarda appunto il gioco, a raccattare delle risorse in automatico, dato che funzionerà esattamente come il gather che è presente anche negli eventi come quello di Pasqua e di Natale. Quindi avremo un timer specifico dove i nostri personaggi avranno modo di poter accumulare risorse, dopo che appunto il timer scade e quindi si ha la possibilità di riempire tutta, diciamo, la cassa fondamentalmente con gli oggetti, sarà possibile recuperare tutto il contenuto. Quindi una meccanica molto semplice, a dire la verità, che però sinceramente parlando può comunque essere un vantaggio e può comunque essere, diciamo, un aiuto fondamentalmente soprattutto per i nuovi player, dato che comunque farmare risorse e anche il farming in generale, che è stato molto criticato per questo gioco, potrebbe in un qualche modo, diciamo, un pochettino smussare gli angoli ed essere un po' meno estenuante, soprattutto per chi comincia da poco, perché effettivamente i giocatori che cominciano da poco si ritrovano un bel muro davanti di farming per poter livellare le armi, per poterle breccare, per poterle, diciamo, portare a un livello, diciamo, qualitativamente parlando anche superiore. Quindi, diciamo, un pochettino tendiamo un braccio in soccorso dei nuovi giocatori e soprattutto dei giocatori abituali che un pochettino si sono rotti le palle di farmare in continuazione. Detto questo, poi abbiamo la presentazione dell'evento ufficiale, il Turk Teams a Team Begins, quindi dove appunto avremo la possibilità di affrontare in questo caso i Turks letteralmente. E come potete vedere vengono presentati tutti e tre ovviamente i Turks, anche se io sospetto si avrà praticamente la prima parte dell'evento e poi la seconda parte dell'evento, dove magari nella prima parte affronteremo soltanto Reno, nella seconda affronteremo Rud ed Elena e poi nella terza li affronteremo tutti e tre, almeno ormai mi immagino una cosa del genere. E poi ovviamente la Crash collegata con i personaggi che giustamente sono molto 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 forti, e quindi poi bisognerà secondo me gestire ognuno un personaggio diverso, diventerà fondamentalmente un 3 contro 3, che non è neanche malaccio come idea, però vedremo un po' come verrà realizzata, perché ovviamente i boss sono un po' più avvantaggiati da questo punto di vista in confronto dei giocatori, quindi vedremo un po' quello che si inventeranno. Ma ovviamente non è finita qui, perché come sempre abbiamo anche le informazioni del banner che uscirà con questo evento. Un banner che è molto particolare, perché avrà al suo interno due personaggi che in un modo o nell'altro sono, non dico disprezzati o comunque neanche denigrati, però magari occupano posti e ruoli diversi nella mente e nel cuore dei giocatori abituali. Ovvero il primo sarà Barrett, che come potete vedere sblocca un'arma elettrica, perché è palesemente un'arma elettrica, una nuova skin che sospetto possa essere un Arcanum a questo punto, potrebbe tranquillamente essere Arcanum magico tuono, credo, potrebbe essere Arcanum magico, perché comunque l'Arcanum fisico in teoria dovrebbe essere quello di Cloud, anche se vi ricordo che non ci sono, nel senso l'Arcanum va benissimo sia per il magico che per il fisico, ovviamente bisogna vedere come sarà quest'arma, perché se l'arma effettuerà danno magico allora è un conto, se effettuerà danno fisico è un altro conto. Quindi sappiamo anche che ormai le armi nuove sono decisamente più forti rispetto a quelle vecchie, quindi non mi stupirebbe il fatto che l'arma di Barrett riuscisse ad arrivare ad una percentuale superiore di danno rispetto a quella di Cloud. Però vedremo se dovesse essere comunque un attacco fisico, anche se dall'animazione non mi sembra, perché fa una sorta di attacco a lungo raggio con una sorta di scia elettrica, quindi potrebbe tranquillamente essere un Arcanum magico di tipo elettrico. E secondo personaggio invece è Red, che sembra fare un attacco non elementale, anche se come potete notare diciamo tutti quei particellari che si vedono attorno
potrebbero in qualche modo confondere le idee e quindi permettere a Red di fare del danno elettrico o comunque del danno magico non elementale con Imperil tuono magari, quindi una sorta di resistenza al tuono ridotta nei confronti degli avversari. Però ovviamente stiamo andando qui nel campo delle ipotesi, quindi non prendete per vere le mie parole, sto semplicemente ragionando un pochettino insieme a voi. E poi per concludere il tutto abbiamo l'introduzione ovviamente delle altre campagne che ovviamente sono già attive e che possibilmente saranno attive poi successivamente durante l'ultimo periodo poi che sarà quello della settimana prossima. Quindi avremo i login bonus, gli enhancement login bonus, il gift che ci viene fatto ogni settimana di 700 gemme, una campagna per i nuovi arrivati o per chi sta rientrando all'interno del gioco dopo un lungo periodo di pausa, e poi il banner con le 5 stelle garantita con le 10 multisummon gratuite che dovrebbero essere finite in realtà, però non so se verranno appunto riproposte, perché magari verranno poi successivamente riproposte. E detto questo, ovviamente non c'è altro di cui effettivamente dobbiamo discutere, soltanto ovviamente poi quando avremo a disposizione i banner e vedremo un pochettino come saranno i personaggi avremo modo di parlarne, anche se per me già comunque, per chi mi conosce, per chi sa già com'è messo il mio account, sa benissimo che un Barret come DPS o un Barret in generale come attaccante non è assolutamente il mio personaggio, dato che io Barret lo possiedo come supporto difensivo barra buffer a tutto tondo quasi, praticamente. Quindi per me Barret non assume il ruolo di DPS, però per chi magari vuole effettivamente avere un Barret più aggressivo avrà l'opportunità di poterlo sfruttare. E Red, che al momento rimane uno dei personaggi più sottotono del gioco, vediamo se finalmente tramite queste armi nuove potrà magari iniziare a farsi spazio tra tutti i big presenti all'interno del gioco. Detto ciò, non ho altro da aggiungere. Spero che il video come al solito possa esservi stato utile. Se ci sono ovviamente considerazioni, domande, tutto quello che volete, potete scrivere sotto nei commenti. Vi ricordo anche che abbiamo Discord aperto, quindi se qualcuno che gioca Ever Crisis vuole effettivamente accedere al gruppo Discord può tranquillamente farlo. E detto ciò, noi ci becchiamo come sempre con un prossimo appuntamento. Grazie ancora e alla prossima. Bye bye.